Beh, queste, sembra fatte apposta queste note di questo pianoforte, Certo. Antonio. Buongiorno, buongiorno cari amiche, siamo nella mansarda di Tenuta Donna Lavinia anche questa mattina con il nostro executive chef che ci farà vedere un'altra ricetta che può essere fatta a casa. Tutto, dobbiamo Tutto. dare sempre la possibilità di poterle replicare queste ricette. Beh, in realtà è vero, è una ricetta che si può fare tranquillamente a casa, è una rielaborazione del pancotto agli spinaci, naturalmente in versione tenuta Donna Lavinia, preparata da un executive chef che non è poco. Ah, non è poco, dobbiamo dare sempre degli spunti ottimi per poterli Giusto, realizzare a casa questi giusto. piatti. Allora, pancotto agli Sì, spinaci rielaborati, tenuta Donna Lavinia, quali sono gli ingredienti, Antonio? allora, la ricetta è suddivisa in due fasi, una per il pancotto, l'involtino che simulerebbe il pancotto, quindi abbiamo 500 g di pane, 100 g di spinaci precedentemente sbollentati e raffreddati in acqua e ghiaccio, 300 g di ricotta di mucca, se è possibile asciutta, 50 g di parmigiano, del sale per rettificare. Poi nella seconda parte della ricetta avremo la zuppa di spinaci col Esatto. pane, quindi abbiamo 500 g di brodo vegetale, un mezzo litro di brodo vegetale, 100 g di pane raffermo, È uno scalogno. uno scalogno tritato e ciò che avanza degli spinaci all'interno della zuppa. Quindi la prima cosa che faremo è realizzare i nostri involtini. Quindi prendiamo la nostra ricotta, prendiamo una parte degli spinaci. Come puoi notare, Mary, i colori sono belli verdi, Beh. brillanti, e ti posso Questo è. garantire che se trattati con questo sistema, cioè sbollentati in pochissima acqua e raffreddati in Acqua e acqua e ghiaccio, ghiaccio. ovviamente tutti e due salati. Questo è un segreto che ci avevi già svelato in No, ma realtà. questo ti dura 15-20 giorni tranquillamente in Ma questo modo. E sono dai. sempre freschi, sì, freschi e verdi brillanti. Davvero. Sì. Quindi aggiungiamo Ricotta. alla ricotta. Il pane è tagliato sottilissimo, Sì, è sì. Mettiamo davvero tagliato, un po' ci di vuole un po' di sale. pazienza, ma è Ho tagliato un segreto per proprio. tagliarlo così sottile, Mary. Lo mettiamo in congelatore. Quando è Giusto. semicongelato, come abbiamo visto l'altra volta per le girelle, bisogna tagliarle semicongelato, congelate. Quando è semicongelato il pane, lo andiamo ad affettare a una mandolina. Giusto. Ok? Dopodiché mettiamo il parmigiano grattugiato. Se lo desiderate, anche un filino d'olio. E andiamo a mantecare in questo modo. Ok? Non deve essere molto omogenizzato l'impasto, cioè deve essere abbastanza rustico. A me non piacciono quegli impasti molto omogenizzati che sembrano quasi da pastone, no? Senti, però ti devo chiedere una cosa, Sì. Antonio. Quando io ho provato a fare delle ricette con la Sì. ricotta, e tu ce ne hai fatte vedere diverse, io soprattutto nei primi perché adoro cucinare la pasta, ho sempre avuto dei problemi con la ricotta, perché comprando la ricotta fresca l'ho sempre trovata poi che caccia siero. L'ho lasciata, l'ho messa con la pasta, l'ho fatta stare, però se si fa stare un giorno, 2 giorni, non è più la bontà della ricotta freschissima. Come si può Allora, eliminare per questo inconveniente? noi addetti ai lavori è molto semplice, cerchiamo di avere un colloquio abbastanza frequente con i nostri fornitori, quindi diciamo a priori, avvisiamo a priori al nostro Ah, fornitore, in questo ecco. caso al nostro casaro, di farci trovare la ricotta asciutta, cioè loro praticamente anziché tirarcela bella umida, ce la tirano già asciutta, quindi abbiamo Chiaro, sia la consistenza ma anche la freschezza in questo chiaro. caso. Mentre a casa, qual è il sistema migliore che tu puoi consigliare? Allora, il sistema migliore che io posso consigliare è passarla un attimo in forno, anche 60-70 gradi, e se doveste fare una ricetta salata ci mettiamo un po' di sale, se doveste fare una ricetta dolce ci mettiamo un po' di zucchero prima di metterla in forno. Ma stemperarla No, no, la mettiamo su di una intera? griglia, sì, su di una griglia, in modo Ok. tale che per effetto del calore
perde l'acqua. Ovviamente perdendo l'acqua perde anche un po' di peso, però il sapore è sempre lo stesso, anzi è più concentrato. Bene, beh, questo mi sembra un ottimo suggerimento che tra l'altro non avevo mai sentito dare. No, è molto interessante. Se immaginiamo ad esempio se dovessimo fare una crema di ricotta lineale, proprio farla in questo modo. Esatto. In modo tale che abbiamo sia la consistenza ma anche il sapore. Naturalmente poco tempo, perché altrimenti si rischia di far cuocere. Certo. No, pochissimo ricotta. Tempo, pochissimo giusto il tempo che si asciughi, insomma. Sì. Allora, come puoi vedere, i nostri involtini sono pronti. Adesso li adagiamo in una placca e li passiamo in forno a 180 gradi per un 6-7 minuti. Il tempo che si bruschettano. Esatto, il pane. Mettiamo un po' di olio. Un po' di olio, extravergine d'oliva naturalmente. E li passiamo in forno. Ok. Quindi hai detto qualche minuto, giusto che diventi... Sì, tempo di crostarli. Perfetto. Oh, intanto che abbiamo i nostri rollè di pane che diventeranno bruschettati, come ha detto Antonio. Noi prepariamo che cosa, Antonio? Adesso prepareremo la zuppetta che andremo a mettere sotto, quindi... scalogno tritato, olio. Se non trovate lo scalogno tritato, una cipolla rossa va anche bene. Posso chiederti, perché questa può sembrare una cosa insomma non importante, ma in realtà lo è molto, certo, no? Certo, la scelta della cipolla, lo scalogno, la cipolla rossa piuttosto che la cipolla bianca. Sì, diciamo che lo scalogno e la cipolla rossa sono tendenzialmente più dolci rispetto alla cipolla bianca, ma anche il cipollotto va bene, anche lo sponsale, molto indicato per questa ricetta. Consideriamo che comunque dobbiamo togliere sempre il nostro germoglio all'interno, quindi il germoglio della cipolla, e quindi faremo in modo, nel caso in cui avesse il germoglio, quindi lo togliamo, che la cipolla diventa anche meno indigesta. Esatto. Okay. Quindi facciamo rosolare gli spinaci, mettiamo il pane e lo facciamo rosolare bene, sia il pane che gli spinaci, ok? Senti il profumo? Sì. Ovviamente io sto usando gli spinaci perché avevo questi a disposizione, però considerate che volendo potete utilizzare anche delle cime di rapa, sempre precedentemente sbollettate, anche quelle sono molto interessanti. Consideriamo che il pancotto nasce proprio con le cime di rapa come ricetta. Sì. La cosa importante è far rosolare il pane con le verdure nel fondo, in questo modo. Volendo potete aggiungere anche dell'acciuga insalata, quindi in olio. Solo a questo punto, quando avete fatto quasi attaccare al fondo, andiamo ad aggiungere il brodo vegetale. In questo modo. Ecco. Normalissimo brodo vegetale. Sì, sì. Sì. E lo facciamo cuocere per qualche minuto. Beh, questa ricetta sembra anche questo così com'è, sembra un buon piatto da degustare, soprattutto nelle giornate particolarmente fredde. Sì, diciamo che possiamo fare due versioni di questo, potremmo mettere il pane così com'è, ok, e metterci un filo d'olio e buono già così. Noi vogliamo dare una versione un po' più rivisitata, però ripeto, sempre realizzabile, perché la cosa importante è renderle realizzabili le ricette. Tra l'altro questa è una ricetta, voglio dire, proprio tipica contadina, quindi si tratta di riprendere le tradizioni della cucina, della nostra cucina, e aggiornarle, no? portando quel tocco in più per adattarle ai nostri tempi, però non dimentichiamoci i sapori. Certo, Mary, però non dimentichiamoci mai di non staccarci troppo dalle tradizioni, perché purtroppo ci sono delle realtà dove le ricette ovviamente vengono proprio snaturate e prive di quella che è stata l'origine della ricetta stessa, che era il fondamento del gusto. Chiaro. Se io dovessi pensare ad esempio a questa ricetta, oppure anche ad esempio sul Parco dell'Alta Murgia, dove ci sono delle ricette fantastiche, dove ad esempio la pecora o l'agnello veniva cotto all'interno del coccio sotto la cenere. C'era una motivazione ben precisa che fondava questa ricetta, quindi perché c'era una tradizione dettata dall'esigenza dei pastori che all'epoca, non potendo mangiare, simulavano forno. No, simulavano questo forno, questo ma nello stesso tempo di cottura, no? Poi di
dichiaravano ai proprietari delle pecore che gli erano state sottratte, rubate o ammazzate dai lupi. Ecco. Invece quelli ce l'avevano sotto la terra a cucinare perché se la dovevano mangiare il giorno dopo. Sai che io ho conosciuto dei titolari di alcuni agriturismo proprio nella Murgia, dove ancora viene proposto l'agnello o la capra cucinato in questo modo, quindi in queste grandi conche di terracotta e poi messi sotto la cenere, ma sotto terra, proprio coperti completamente. E il sapore effettivamente è una roba assolutamente certo. straordinario. Diciamo, involontariamente loro ci hanno tramandato queste ricette. Considera una cosa che diciamo negli ultimi tempi sta prendendo diciamo piega questo nome basse temperature rispetto alle le cotture delle carni, dei pesci e di quant'altro, ma la vera origine delle basse temperature ce l'hanno dettata i nostri nonni quando prendevano il pezzo della carne, la mettevano nel forno a fuoco spento, chiudevano e la riprendevano il giorno dopo. Quindi adesso non ci siamo inventati niente. Solo che prima era meno diciamo automatizzata. Mi è venuto in mente che quando io ero ancora piccolina invece c'era l'abitudine del braciere e si cuoceva ancora la patata, certo, con certo. la sua buccia sotto le cenere. Ma anche le cipolle. No, le cipolle non le ho mai mangiate, ma la patata sì, me lo ricordo. Poi magari faremo una ricetta con le patate e le cipolle cotte sotto il sale, che è come se fossero ma cotte pensa. Sotto la cenere. Va bene, certo. Va bene, ci conto. Va bene, andiamo avanti. Sì. Allora, il pane bruschettato è pronto, è pronto anche il... Pronta anche la nostra crema. La nostra crema, io l'hai frullata? Sì, io l'ho frullata perché qui adesso abbiamo delle note croccanti con il nostro cannolo, però considera che potevamo renderlo anche un po' più rustico senza frullarlo ed era la stessa identica cosa. Va bene. Quindi la zuppa è pronta, i cannoli sono pronti, belli croccanti, quindi abbiamo una nota... diciamo liquida, una nota croccante, ci manca una nota acida che è quella che ci servirà poi per pulire il palato e utilizzeremo della lattuga romana che andremo a condire con dello zucchero, del sale e dell'aceto. Io sto utilizzando l'aceto di lamponi, ma voi potreste tranquillamente utilizzare anche del limone, potreste utilizzare tranquillamente anche dell'aceto di vino bianco. Io utilizzo questo perché comunque è abbastanza profumato. Antonio, olio, niente? Ecco, hai fatto bene a farmi questa domanda. Tutte le insalate vanno prima condite con sale, zucchero e aceto, girate, quindi si fa sciogliere e poi lo zucchero, solo alla fine si mette l'olio. No, pensavo non lo aggiungessi, sì, questo ce l'hai già insegnato. Pensavo non lo aggiungessi per una ragione, qualche ragione diciamo di ricetta. No, è questo il motivo. Ok. Allora, fondo con gli spinaci che abbiamo preparato precedentemente. Sì. Mettiamo due cannolini, come puoi vedere. Sì. E mettiamo qualche lamella di pomodorino secco che ci sta bene. Mi raccomando, al pomodoro secco comprate quello secco, non in olio, e poi lo reidratate voi. Perché vi do questo consiglio? Perché innanzitutto utilizzate i vostri oli, quindi il vostro olio extravergine d'oliva rispetto a magari un olio che non è proprio extravergine d'oliva, quello che si trova con quello che si sente poi in questo periodo, ecco. Bisogna stare davvero molto attenti. E poi perché conviene sempre reidratarlo, perché il pomodoro poi ti dura di più. Quindi all'occorrenza prendete il pomodoro secco, quindi compratelo secco, non in olio, lo reidratate in acqua e aceto, possibilmente acqua calda, lo lasciate stare anche una notte, il giorno dopo lo condite come vi pare. Tra l'altro, Antonio, il pomodoro secco utilizzato in cucina dà un sapore straordinario. Io tra l'altro lo prediligo rispetto anche a qualsiasi altro pomodoro, sia il secco che ovviamente ce lo facciamo noi, sia il secco ma anche il semisecco, il cosiddetto semi dry. Tagliamo i pomodorini a metà, quindi li condiamo come se fossero dei pomodorini alla crudaiola, li sistemiamo su una teglia girati dalla parte tagliata, sale e zucchero li mettiamo a 100 gradi in forno per 40-50 minuti. Tiriamo fuori, anziché utilizzare il classico pomodorino tagliato e buttato nella pasta, possiamo utilizzare questo che lo possiamo conservare per
se è pastorizzato nel vasetto per più di un anno, no? E poi ci dà croccantezza e sapidità, perché sì, rispetto al pomodoro è straordinario, rispetto al pomodoro secco normale è praticamente dà è più vero, sapidità. È vero. Quindi lo abbiamo rifinito, quindi abbiamo messo la nostra nota fresca. Senti, poi una volta mi piacerebbe, quando hai un po' di tempo da dedicarmi, diciamo, sì, che tu ci spiegassi bene questo discorso del bilanciamento dei piatti, quindi l'acidità. Hai detto ci vuole una nota di acidità, sì, per esaltare il tutto, no? Certo. Poi io vorrei capire meglio questo meccanismo. Sì, sì. Diciamo che entriamo un po' più nei tecnicismi, però sì, possiamo tranquillamente semplificare. Sai perché, cose? Antonio? Perché sì, io per esempio ci arrivo, no? Ci sarei arrivata al piatto preparato in questo modo, non così bello, decorato, no? Come ingredienti, no? Come armonia di gusti. Sì, sì. Ma non avrei mai pensato di metterci anche dell'insalata romana fresca. Sì. Invece questo forse è proprio quello che fa la differenza. Beh Mary, da questo punto di vista, ad esempio, noi abbiamo molto da imparare, abbiamo molto imparato ad esempio dagli anglosassoni. Gli anglosassoni, lo so che ti fa specie questa cosa, da un certo punto di vista loro iniziano sempre dall'insalata, no? Ci sarà un motivo. Il motivo è proprio questo, che l'insalata come primo elemento da mangiare favorisce proprio l'acidosi, favorendo l'acidosi quindi fa iniziare già la digestione. Allora, io lo sapevo questa cosa perché molte diete alimentari cominciano con mangiare un bel piatto, ecco, di vedi, insalata, vedi, in realtà. Forse proprio perché loro hanno da fare molte azioni di recupero, quindi partono da questo presupposto rispetto a noi che sappiamo mangiare e cucinare. Può darsi, è una ricetta veramente è bella anche da vedere e secondo grazie, me vedi, è un impiattamento fantastico e secondo me è veramente una ricetta che può essere fatta a casa. Vedete che alla fine non c'è nulla di complicato se non l'intelligenza di assemblare correttamente questi elementi, anche perché voglio dire l'elaborazione del pane raffermo, come dicevamo all'inizio, Antonio, sì, sì, è una vecchia tradizione. Certo, certo. Pane casereccio, certo, che non certo si butta mai e si mantiene. È come il maiale, giorno, due, ma tre, è come quattro, il maiale. Guarda, noi potremmo fare ad esempio ricette con il maiale, ricette col pesce, ricette con ingredienti di pregio, ma vi posso garantire che con il pane noi abbiamo tirato fuori dei corsi stratosferici, corsi di formazione stratosferici dal pane, per cui è veramente molto versatile e ovviamente abbatte anche i costi. Infatti. Bene, allora con questa magnifica ricetta proposta anche questa mattina dall'executive chef di Tenuta Donna Lavinia, Lavinia Bianchi, noi vi ringraziamo. Grazie a voi e soprattutto Mary, colgo l'occasione per ringraziarti per questa grande opportunità che ci dai. Per dare spazio anche al mondo delle casalinghe sì, e farci entrare da un punto di vista proprio della cucina. È vero, a dirti il vero sono io che ringrazio te perché scopro davvero ogni volta qualcosa di nuovo e c'è un filo logico in tutte le ricette che vengono proposte perché devono essere fatte anche a casa e questo non lo fanno tutti quanti. Grazie ancora. Grazie. Adesso linea alla regia, noi ci ritroviamo subito dopo in studio con Stefania Del Latte, continuiamo a parlare di pane preparato con il lievito madre. Arrivederci.